mare Ligure è il mare che si vede tra gli alberi. Allora, se voi entrate in un posto dove c'è un cespuglio, lì si vede il mare attraverso il cespuglio, quello è il mare Ligure. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. C'era questa opportunità per organizzare un weekend per vedere qualcosa di bello e allora da Seregno siamo arrivati qui stamattina. Questa passerella con questa sfera che è stata comprata dal comune di Portofino, dove sopra ci sono scritte delle frasi, delle parole che sono state donate da poeti da tutto il mondo che parlano della bellezza, parlano del mare, della salute del mare. La bellezza che c'è qua a Portofino è anche una bellezza fragile, i continui anche cambiamenti climatici che si stanno verificando negli ultimi anni. Non avevo mai visto Portofino, una chicca. È buono che faccia da capofila per conservare questi luoghi intatti. Questa sfera infatti poi dovrebbe andare nel mondo, ecco, cioè l'idea, questo progetto è stato creato anche per poi decollare da Portofino e approdare in vari punti. I nostri vecchi ci hanno aiutato a mantenere in piedi questa bellezza, ci hanno lasciato questa bellezza unica e il nostro scopo, la nostra ragione anche dal punto di vista amministrativo è quello di mantenerla intatta, cerchiamo di sviluppare dei progetti ecosostenibili e vogliamo farli conoscere nel mondo anche tramite questa installazione che è stata creata dal maestro Rotelli e porterà il nome di Portofino e il discorso dell'ambiente di Portofino, di cui siamo anche parco marino e parco terrestre, lo porterà in tutto il mondo. E mi è capitato veramente di vivere una magia, nel senso che essere qua nel nostro porticciolo, in mezzo al nostro mare e ammirare Portofino da un'inquadratura un pochettino diversa. Infatti ci siamo fatti la foto con la baia di Portofino alle spalle, cosa non usuale. Appoggiarsi alla ringhiera, stare un attimo lì in silenzio, osservare le nostre case colorate con queste scritte sull'ambiente, vedere il nostro castello, vedere anche la stella che ci è stata donata dai fratelli di Canazzei, io devo dire la verità che dal punto di vista mio personale una grandissima, grandissima emozione, un grandissimo senso di bellezza, di tranquillità. No, interessante, adesso aspettiamo di vedere con le luci che effetto può fare con la bellezza di Portofino. Noi pensiamo che sia una cosa molto positiva perché da qualche cosa bisogna partire e da un posto splendido come Portofino penso che sia una cosa bella e speriamo che sia una cosa apprezzata in tutto il mondo, dovunque vada. Place among the orchards, know you're perfect as you are.